Ciao, sono Antonio Pisano. Quest'oggi voglio parlarti di un argomento molto molto particolare. Riguarda i messaggi del corpo, un argomento che fa parte della medicina olistica e soprattutto della metamedicina. I messaggi del corpo non sono altro che tutti quei segnali che nel quotidiano, il nostro corpo ci trasmette per farci intendere che qualcosa non sta funzionando bene e che qualcosa è stato errato nella condotta della nostra vita. Praticamente possiamo avvertire, che so, dei fastidi, dei bruciori, dei dolori a una spalla, un po' di mal di testa, una pesantezza alle gambe. Una qualsiasi situazione ci faccia intendere che noi, attraverso il nostro corpo, stiamo manifestando un disagio. Questo disagio può essere frutto di disturbi emozionali, qualche disequilibrio mentale momentaneo, di qualche malcondotta a livello alimentare. Che cosa succede? Il nostro corpo è un importante tramite a livello, diciamo così, emozionale, psicologico e organico per farci intendere dove abbiamo sbagliato e che cosa abbiamo sbagliato. La cosa fondamentale per ognuno di noi è non mettere a tacere in nessun modo, in nessuna forma, tutti quei segnali che il corpo stesso continua a inviarci quotidianamente. Ogni qualvolta abbiamo un fastidio, un dolore, dobbiamo ascoltare questa situazione, dobbiamo comprendere da dove origina e soprattutto dobbiamo evitare, sotto qualsiasi forma, soprattutto quella chimica, di mettere a tacere per sempre quello che è il disturbo che il corpo stesso vuole farci intendere. Perché se noi riusciamo a fare questo, siamo a buon punto nella risoluzione del nostro problema. Siamo in una buona condizione per poter risolvere definitivamente ciò che ci sta disturbando, ma soprattutto dobbiamo accettare ciò che il corpo ci sta creando per farci scattare un campanello d'allarme che ci deve semplicemente far risvegliare. La nostra sordità nei confronti di un disturbo non ci aiuterà a stare meglio, non ci aiuterà a mantenere lo stato di benessere e di equilibrio, non ci aiuterà assolutamente a vivere una vita serena ed equilibrata. Per cui il messaggio che oggi voglio inviarti è semplicemente questo: ascolta il tuo corpo in quanto tramite perfetto di ogni disequilibrio e soprattutto in quanto tramite eccezionale per il raggiungimento del tuo stato di benessere. Ciao e alla prossima!